L'Istituto Fotografico Italiano è nato nel 2006 per promuovere la fotografia, soprattutto per raccogliere immagini del passato legate al territorio in cui operiamo, quindi Busto Arsizio, Castellanza, vicino a Milano, e poi per iniziare a promuovere anche la fotografia di autori meno conosciuti attraverso una serie di eventi, una serie di pubblicazioni, una rivista che si chiama La Clessidra, che non è in commercio ma è una rivista da collezione che pubblichiamo. Quindi la finalità è quella di creare un grosso archivio sulla fotografia storica contemporanea, partendo proprio dal territorio e valorizzando quelle che sono le risorse. Qui a Dar veniamo da circa 8 anni, è stato un excursus, nel senso che delle amicizie che abbiamo coltivato ci hanno consentito di avere in questi anni degli spazi anche importanti, e ogni anno cerchiamo anche qui di proporre degli autori, di proporre autori italiani che fanno parte del nostro archivio con tematiche molto differenziate. È chiaro che la ristrettezza degli spazi non ci consente di proporre autori immagini molto grandi, ma la scelta è anche quella di sondare un possibile collezionismo fotografico, in quanto la nostra tendenza è anche quella di vendere le opere. Infatti in questi giorni non grandi numeri, ma si sono vendute delle immagini. Credo la soddisfazione sia questa, al contrario dell'Italia, di persone che entrano nella sala, se un'immagine gli piace, il prezzo è chiaramente conveniente, acquistano immagini da prendersi in casa o da collezionare. Credo che la differenza proprio sia questa, cioè il fatto che qui a Dar si respira un'aria davvero affascinante sotto il punto di vista proprio dell'ambiente, perché tutti sono qui per la fotografia, si conversa in fotografia, si vedono grandi mostre, nuove idee, credo anche in prospettiva tutto quello che è anche contemporaneità e linguaggio anche con i nuovi mezzi, e quindi per noi è assolutamente affascinante esserci ogni anno. Siamo anche tra l'altro apprezzati dall'amministrazione comunale di Ali, in quanto l'inaugurazione interviene sempre. Future iniziative, ecco, quest'anno tra l'altro abbiamo portato anche delle immagini vintage di Giacomelli, di Mario Giacomelli, che sono state fornite da Franco Colombo. Abbiamo anche altri autori come Mario Rassalandra, stiamo cercando anche di promuovere delle immagini fotografiche di autori importanti chiaramente, ma meno noti, come Elio Ciolle, autori sparsi per l'Italia che purtroppo non sempre vengono valorizzati a dovere. Pubblichiamo anche una rivista che si chiama La Clessidra, e cerchiamo di trattare la fotografia a 360 gradi, scoprendo anche archivi che a volte sono assolutamente sconosciuti. I progetti futuri: noi da quest'anno, oltre alle attività che svolgiamo nel territorio, a novembre faremo il secondo festival italiano, che per noi, anche pur con la limitatezza dei finanziamenti, ma è un evento che consta di circa 25-30 mostre in città, Busto Arsizio, con almeno 10-12 appuntamenti serali tra conferenze, proiezioni, workshop, e quindi questa è un po' la nostra promuovere la fotografia.